Bentornati a Non Solo Roma, continuiamo con le nostre notizie e i nostri approfondimenti su Roma e provincia. Vi parliamo di una bellissima realtà, partendo però da un concetto. La musica dovrebbe andare, e speriamo che sia così, a pari passo con l'inclusività. Questo dovrebbe essere il punto più importante quando parliamo di una bellissima realtà che si chiama Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo. Tra pochissimi giorni tornerà in scena con un concerto in uno dei palchi più importanti e prestigiosi della capitale, l'Auditorium Parco della Musica. Almeno noi nell'universo è il titolo del concerto che, riprendendo e parafrasando in un certo senso Mia Martini, vuole sottolineare un concetto molto importante. La musica può e deve costruire comunità accoglienti e inclusive. Abbiamo in collegamento con noi oggi per parlarne il direttore artistico dell'Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo. Do il mio benvenuto in collegamento video a Paolo Pecorelli. Buongiorno Paolo. Buongiorno Elisa e buongiorno a tutte le telespettatrici e telespettatori di Radio Roma Television innanzitutto. Grazie per essere qui oggi in nostra compagnia. Allora, grazie a voi. Avvicina ad un concerto molto importante, no? Insomma, il 15 maggio è tutto pronto per almeno noi nell'universo, che già il titolo ci fa percepire tanto, no? Allora, sì, siamo quasi pronti, è un'impresa davvero complessa, perché giunge al termine di un percorso che dura quasi 10 anni. È un progetto molto speciale, condotto da me insieme a un'equipe di colleghi, colleghi e colleghi molto 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 bravi, e condotto soprattutto dalla Scuola Popolare di Musica Don Olimpia, che da 50 anni ormai fa dell'accesso per tutti e tutti all'istruzione musicale, diciamo, una bandiera, anzi un obiettivo principale. Di che cosa si tratta? Si tratta di una grande orchestra in cui accogliamo persone con disabilità, in questo caso saranno circa 32 o 35 mi pare, anzi, assieme a operatori sociosanitari, e all'interno di un percorso che dura mesi proviamo a costruire un repertorio attorno a quelle che sono le loro qualità. Quest'anno il progetto riesce a sbarcare in un palco così importante anche grazie all'inserimento in un percorso più ampio che si chiama La Musica per l'Inclusione, che è un progetto sostenuto da Intesa San Paolo attraverso il programma Formula in collaborazione con la Fondazione CESVI. Questo ci ha permesso ovviamente di aprire ancora di più le porte di questa orchestra, allargando la base dei partecipanti e potendo puntare, diciamo, a uno spettacolo ancora più ambizioso e complesso, che andrà in scena appunto mercoledì prossimo alle 18:15 in una sala Petrassi già sold out. Beh, wow, insomma, i presupposti ci sono tutti, no? Tra le altre cose io so che, correggimi se sbaglio, Paolo, mi permetto di darti del tu innanzitutto, oltre ai ragazzi dell'orchestra ci sono anche degli studenti, ho capito bene, quindi ci saranno circa 100 componenti sul palco, corretto? Allora, sì, sul palco ci sono un centinaio di persone, ci sono appunto i destinatari principali del progetto, che sono le persone con disabilità afferenti alla cooperativa sociale Agorà, che poi fornisce anche gli operatori socioassistenziali, che assieme agli utenti o ai destinatari, che ora noi definiamo ovviamente orchestrali, fanno questo percorso assieme a noi. E quest'anno abbiamo operato una nuova sperimentazione che ci pare molto molto feconda, ovvero inserire dei ragazzi e delle ragazze provenienti da un liceo scientifico statale di Roma, in questo caso il John Fitzgerald Kennedy, che è, diciamo, nel nostro territorio. Noi operiamo nell'ambito di Monteverde e in quelle zone lì limitrofe, ed è stata una bellissima esperienza, perché questi ragazzi e queste ragazze sono entrati a contatto con una realtà per loro nuovissima, trovando ovviamente giovamento. Questo progetto, diciamo, ha l'ambizione di accogliere tutti e di riuscire a dare valore a ciascun singolo elemento attraverso una grande programmazione, attraverso un grande lavoro di equipa. Anzi, permettimi di ricordare e di salutare qui, se posso, al volo i miei collaboratori, anzi più che collaboratori, i miei sodali in equipa, che sono Emanuela De Bellis, Federica Galletti, Emanuele Bruno, Luca Libonati e poi Checco Galtieri e Stefano Ribega, che sono la direzione della Scuola Popolare di Musica e sta dietro a gran parte della progettazione che facciamo in queste aree, perché poi la nostra è un'azione, diciamo, un pochino globale. Cerchiamo di inserire all'interno dei nostri corsi, con dei percorsi di accessibilità facilitata, tutti coloro che ne hanno bisogno, tutti coloro che sono in qualche misura hanno bisogno di accedere a musica, senza escludere nessuno, come dicevamo prima.
Ma infatti, che è proprio il concetto, no? L'obiettivo, immagino, il fine ultimo di un progetto di questo tipo. Almeno noi nell'universo, come ho detto in apertura, vuole parafrasare un po' la grande Mia Martini, no? Ma quel noi ha un Sì, significato molto speciale, no? Mi sembra di capire. ovviamente sì, perché quel noi vuol dire avere un posto, un diritto ad avere accesso all'eccellenza artistica in questo caso, che potrà essere magari meno concreta di un'azione come può essere costruire un pozzo in un luogo che ne ha bisogno, magari aprire un centro di, apparentemente meno concreta, un centro di avviamento al lavoro per persone con difficoltà. In realtà quel noi che si lega appunto all'esperienza generale di questa orchestra, vuole costruire una comunità accogliente per tutti, significa anche noi abbiamo un posto nell'universo, anche noi possiamo essere protagonisti di un atto artistico. E poi si lega, diciamo, a doppio filo anche con il tema dello spettacolo, che è l'amore in tutte le sue declinazioni, Ma amore come mi libertà. permetto Sì. di dire una cosa, Paolo, anche noi possiamo Sì. avere un posto, anche noi dobbiamo avere un posto, Dobbiamo, dovrebbe essere proprio la assolutamente. Dobbiamo. normalità, no? Però purtroppo, insomma, Assolutamente. il mondo è ancora un po' troppo pieno di pregiudizi. È chiaro che voi date tanto a questi ragazzi, immagino che quello che loro danno a voi è impagabile. Hai colto un aspetto fondamentale di questo progetto, che è in parte sì anche la risoluzione dell'emozione della relazione con i destinatari e con i partecipanti al progetto, ma c'è anche un senso fortemente musicale. Ovvero, al di là, ed è questa la principale, come dire, direzione dell'esperienza di condivisione e di aiuto, c'è anche un'esperienza profondamente musicale per tutti i partecipanti, anche per i musicisti professionisti che partecipano, per il coro di 40 elementi che porteremo, per i ragazzi, studenti e studentesse dei licei che vengono a collaborare con noi, e per anche, ad esempio, gli ospiti che avremo sul palco dell'auditorium. È proprio una relazione di profonda potenza di interscambio musicale che non è verbale, la musica appunto non ha bisogno spesso di parole per esprimersi, a È parte che non vero. sia una canzone, e questa cosa contribuisce a creare un legame pazzesco, incredibile, e una restituzione anche in termini di accrescimento non solo personale, emotivo e di relazione, ma anche musicale. Questo lo dico a tutti i musicisti che di volta in volta partecipano a questa esperienza, perché è davvero davvero molto profonda. Tra le altre cose, io so che ci sono tre ospiti molto speciali, no? Il 15 maggio, ospiti famosi poi nel mondo della musica. Assolutamente sì, abbiamo Niccolò Fabi che come dire, eseguirà un brano assieme a uno dei cantanti dell'orchestra, abbiamo Nanni Cittarella che è un finissimo musicista della nostra tradizione popolare folclorica italiana, e poi abbiamo Claudio Simonetti dei Goblin, perché tra l'altro noi eseguiamo un suo brano che è la colonna sonora di Profondo Rosso, che c'entra poco col tema in questo caso, ma Beh, l'abbiamo però voluto infilare è un evergreen. no, poi per amore di una sfida complessa, perché quello non è proprio un Ok. brano facile da suonare, Beh, un pochino, sì. e Claudio Simonetti, che è uno degli autori e diciamo l'animatore principale dei Goblin, compositori di quella famosa colonna sonora, sarà sul palco con noi ad eseguirlo. Quindi sì, siamo molto contenti anche e soprattutto del loro grande entusiasmo nella partecipazione, nella presenza alle prove, nel relazionarsi con tutta l'orchestra e con tutti i partecipanti. Sì, questo sì, è stato davvero come dire, un surplus che ci ha permesso anche avere anche più risonanza a questo evento, ecco. Certo, ecco, a conclusione Paolo ti chiedo, insomma, se ci sono prossimi progetti dopo questo importante concerto del 15 maggio, state già lavorando a qualcos'altro? Allora, ovviamente grazie a Intesa San Paolo quest'anno abbiamo potuto avere, come dire, più risorse, abbiamo potuto allargare la portata di questo progetto. Nel futuro speriamo di poterlo continuare, non è sempre semplice perché è un progetto e non un servizio. Le Certo. istituzioni, ovviamente speriamo che le istituzioni ci possano anche in qualche modo sostenere, perché è un progetto che va fatto con professionalità e quindi richiede, come dire, risorse. Continuamente. Nel prossimo futuro, quello più immediato, però, abbiamo altri due appuntamenti. Il 9 di giugno saremo con un'esibizione, più ristretta e meno liturgica di quello che faremo all'auditorium, al Teatro di Villa Pamphili, all'aperto, all'interno di Villa Pamphili. Bellissima E il cornice. 23, assolutamente sì, è quella dove poi accanto allo spazio
in cui prove e in cui teatro di La Panfila ospita ogni settimana praticamente una residenza culturale artistica di quel teatro. E poi il 23 giugno saremo ospiti, il 9 giugno alle 18:30, il giugno con orari ancora da confermare, ma probabilmente nel pomeriggio saremo ospiti della Festa della Cultura di Controchiave al Parco della Regione Lazio sulla via Cristoforo Colombo. E, ecco, questi sono i prossimi due appuntamenti Ecco, sicuramente. quindi insomma un programma dettagliato, molto, molto ricco. Paolo, che dire, ti ringrazio, ovviamente complimenti perché si tratta di un progetto, come hai sottolineato tu, davvero molto bello, che lancia un messaggio, secondo me, al di là di tutto davvero importante, che speriamo venga preso in considerazione anche da altre realtà, ecco, diciamo così. Va portato con sempre più forza e noi speriamo che questo piccolo esempio possa fungere, come dire, da agente Sì, da moltiplicatore di apripista, no? In esperienze un del genere certo sul senso. territorio, sì. Ce ne sono Certo. altre, cioè non siamo i soli assolutamente, ma non Certo. vogliamo avere nessun tipo di primogenitura. Ognuno ha il suo approccio, ognuno ha la sua direzione e speriamo che questi progetti possano davvero proliferare. Beh, davvero sì. Grazie Paolo, è stato un piacere. Insomma, Grazie a voi. complimenti È stato ancora. un A piacere. presto. Anche, grazie ancora, a presto. Ci fermiamo nuovamente per un brevissimo momento di pausa, pochissima pubblicità e poi a Non Solo Roma tornano le nostre consuete rubriche sul territorio. A tra poco.